Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui per parlarvi di Magic, il miglior gioco al mondo. Pensate, esiste da 25 anni. E se è così longevo, un motivo ci sarà. Anzi, ce n'è più di uno. E io, in quanto giocatore anziano ed esperto, li conosco tutti. E nel dirveli ci metto la faccia e ci metto la firma. Magic, innanzitutto, è divertente. Poi è molto strategico. In aggiunta a ciò, a supporto a una interessante sezione torneistica. E poi le sue carte, visto che è un gioco di carte collezionabili, sono delle piccole opere d'arte. Sono realizzate dai migliori artisti al mondo. È anche piacevole, anche emozionante soltanto guardarle. E poi è facile da imparare. Ma la cosa più importante di tutte, quella che fa da collante a tutte le altre, è che grazie a Magic puoi farti dei nuovi amici. E io ne sono l'esempio vivente, ci metto la mano sul fuoco, vi do la mia parola. Se non ci fosse stato Magic a gettare un ponte tra me e numerose altre persone, non avrei mai interagito inizialmente con dei ragazzi che oggi vedo praticamente ogni settimana e sono molto presenti nella mia quotidianità. Se tutto ciò vi ha incuriosito, se avete sempre sentito parlare di Magic ma non avete mai fatto il passo per avvicinarvi in qualche modo a questo ambiente, a questo mondo, a questo universo, beh, direi che è arrivato il momento giusto per farlo. Qui sotto, nella descrizione del video, trovate uno Storlocator. Cliccate sul link, vi apre un'altra pagina, digitate il nome della città in cui abitate e il computer vi trova il negozio di Magic più vicino a casa vostra. Quando ci andate, chiedete un mazzo di benvenuto, come questo qua. Ce ne sono 5 diversi. Il negoziante ve lo regala, ve lo portate a casa, è vostro, e vi insegna a giocare. O lui o uno dei giocatori veterani, perché il mondo di Magic è così. Vieni, gioca, impari, ti insegno, fai parte del gruppo. Magic accetta tutti. La famiglia di Magic accetta tutti. È questo che mi piace. E anche prima ve l'ho detto con grande entusiasmo perché è dannatamente vero. Se avete già imparato a giocare con questi mazzi di benvenuto, oppure se fate la dimostrazione e il gioco vi piglia, beh, sappiate che da sabato c'è il prodotto giusto per andare avanti. Perché è il prodotto giusto? Perché abbina la massima resa alla minima spesa. E quindi meglio di così non si può. Sto parlando dei mazzi Planeswalker e qui ne ho uno. Eccolo qua. Questo è legato ad Ajani, spero che i riflessi non mi facciano brutti scherzi, ma sicuramente ne vedrete parecchi. Ajani è uno degli eroi di Magic, ma da sabato, oltre ad Ajani, ce ne saranno altri 4 sugli scaffali, ben 5 mazzi Planeswalker. Perché tutto questo? Perché sabato c'è la pre-release della nuova espansione, il set base 2019, nome in codice M19. E in concomitanza, per i giocatori meno esperti, ci sono proprio disponibili questi mazzi Planeswalker, che sono stratosferici. Perché vi mostro Ajani? Perché tra gli eroi che sono appunto sugli scaffali da sabato è il mio preferito. Innanzitutto ogni eroe ha un colore di riferimento, quello di Ajani è il bianco. Ma chi è questo Ajani? Beh, sappiate che Magic è come un romanzo fantasy. Ogni espansione narra le vicende di alcuni eroi, che poi ritornano. Continuano il loro percorso, ognuno con degli obiettivi differenti. Ajani è un guerriero veterano, è potente, è forte, ha una grande destrezza, protegge sempre i deboli, ma soprattutto ha carisma ed è capace di dare coraggio, è capace di infondere anche nelle persone più abbattute la voglia di darsi da fare per migliorare il proprio domani. Ajani prende eserciti anche un po' sgangherati e con la sua leadership trasforma tutti in paladini provetti. Se ci pensate, è una storia fantastica già questa di per sé. Dentro questo mazzo Planeswalker trovate un portamazzo per conservare le vostre carte, la carta promo foil luccicante di Ajani, che è un po' come se fosse il capitano, la carta più forte di questo deck, un mazzo da 60 carte pronto per essere giocato, e una bustina addizionale del set base 2019 contenente altre 15 carte. In più c'è un inserto strategico
che vi insegna tutti i trucchi di questo mazzo e vi spiega bene la strategia secondo la quale è stato costruito. E poi c'è una scheda riassuntiva del turno di Magic, così se avete utilizzato questo mazzo di benvenuto col negoziante che vi ha spiegato tutto, ma qualcosa non ve lo ricordate più, avete modo, ma c'è anche qui dentro, di avere un promemoria e di non sbagliare più niente. Che dite? Apriamo questo mazzo Planeswalker? Sì, dai, sono molto curioso, ma lo facciamo nel prossimo video, quindi state in mia compagnia. In realtà poi effettivamente non c'è un secondo video, c'è una seconda parte del video. Eccolo qua, il nostro bellissimo Planeswalker deck, il mazzo Planeswalker di Ajani. E allora apriamolo, avanti. Vediamo un po' cosa contiene. Innanzitutto la carta principe. Ajani, saggio consigliere. È fantastica, brilla, è foil. È rara mitica perché il simbolo è rosso. Questo è un Planeswalker che ha tre abilità differenti. Straordinario. A me Ajani mi ha conquistato. Poi andiamo a vedere un po' il mazzo con il suo portamazzo e la bustina del set base 2019. L'apriamo dopo, la mettiamo via. Ed ecco qua. Vediamo un po'. Prima di giocare c'è scritto cosa devo fare prima di giocare. Oh, devo capire cosa fa il mazzo. I termini utili, quindi l'abilità come volare, attacco improvviso, cautela, legame vitale, un link che mi aiuta se lo seguo a scoprire meglio come si giocano i Planeswalker, quindi queste carte particolari come Ajani. E la strategia generale del mazzo. Bene, 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 mi piace. Fantastico. Avete visto bene tutto? E dietro? Ah, il prossimo passo. Quindi, se avete iniziato a giocare con il mazzo Planeswalker, qualche suggerimento utile per andare avanti. Facciamo un po' di ordine e andiamo avanti. Ecco qua le nostre belle 60 carte con cui iniziare a giocare. Devo trovare il modo di aprirle, ecco qui. Ma che belle! L'influenza di Ajani. Questa è una stregoneria. Cosa fa questa stregoneria? Metto due segnalini più uno su una creatura bersaglio. Guarda le prime 5 carte del tuo grimorio. Puoi rivelare una carta bianca, scelta tra esse, e aggiungerla alla tua mano. Metti le altre in fondo al tuo grimorio, quindi al tuo mazzo in ordine casuale. Bella anche questa. Il mentore degli umili. Una creatura con forza e base riportate qua sotto, un 2-2, rara, vedete il simbolino d'oro, con un'abilità speciale. Quando entra nel campo di battaglia, quando un'altra creatura con forza pari o inferiore a 2 entra nel campo di battaglia, posso pagare un mana e se lo faccio pesco una carta, mi dà un grande vantaggio. Ma visto che Ajani è ben voluto da tutti, c'è anche un angelo, il guardiano di Serra, che vola. Attacca senza tappare, quindi è utile anche in difesa e dà questa abilità anche a tutte le mie altre creature. Poi ci sono le terre che servono per avere il mana magico per giocare le magie e un sacco di altre creature. Questo è un soldato felino che segue Ajani, abbiamo l'addestratore della cavalleria, il sacerdote dei nani, l'araldo della fede, la carica ispirata, la promessa della cavalleria. Il balzo possente, come vedete, sono tutte carte bianche perché Ajani sovraintende nell'espansione del set base 2019 questo colore. L'artiglio rapido di Orescos, il Pegaso Corsiere, insomma, ci sono un sacco di magie, anche qualche artefatto particolare. Questo è un golem che ha un'abilità speciale perché quando entra nel campo di battaglia distrugge un permanente non terra bersaglio controllato da un avversario, quindi ha un effetto molto molto potente. E questo è l'insertino aggiuntivo di cui vi dicevo per vedere, anzi per ripassare, tutte le fasi di un turno. La preparazione, come si vince, le parti del turno, la fase iniziale, quella principale, quella di combattimento.
la seconda fase principale, la fase finale, insomma c'è scritto davvero tutto. Se trovate un amico con cui iniziare a giocare, questo vi fa veramente lo specchietto ideale per non sbagliare praticamente nulla. Insomma, la strategia del mazzo a me sembra chiara. Tante creature, tipo anche questo falcone che prima non vi ho fatto vedere, dalle abilità speciali, creature che volano, creature aggressive, con Ajani che quando entra nel campo di battaglia le potenzia tutte e le rende un'armata inarrestabile, proprio come fa di solito. Chiudiamo, ho anche cambiato maglietta, ho messo la mia maglietta portafortuna perché c'è da aprire la bustina del set base 2019. Ogni bustina contiene 15 carte. Poi, se si è particolarmente fortunati, potrebbe essercene una foil che è molto molto ricercata. Vediamo un po' cosa troviamo. Allora, divinazione, una magia blu. Il blu è il colore del controllo, quello che ti fa aumentare le carte che peschi. Infatti, questa ti fa pescare due carte, quella che ti fa controllare le giocate dell'avversario. Un elettrificare che infligge 4 danni ad una creatura. Questa è una magia rossa. Il rosso spara, distrugge, non ti permette di fare nulla e ha creature molto aggressive. Una carezza del Lich, che detto così non sembra una bella cosa, visto che è una magia nera di distruzione che distrugge una creatura bersaglio e ti fa guadagnare 3 punti vita. Una carica ispirata, tutte le creature che controlli prendono più 2 più 1 fino alla fine del turno. Questa potrei aggiungere al mazzo di Ajani. Poi abbiamo una corsiera centaura, una creatura verde. Le creature verdi sono molto forti in forza e costituzione, che sono i due numeri lì sotto. Abbiamo un serpente marino. Un'ascia del predone che è un equipaggiamento che serve per aumentare la forza delle tue creature. Un'altra creatura bianca, l'abbiamo già vista nel mazzo di Ajani, una in più potrebbe far comodo. Andiamo però avanti con le carte non comuni che hanno il simbolino argento e anche questa è bianca, eh? Il trombettiere della milizia, attenzione, anche questa potrebbe trovare spazio nel mazzo di Ajani. Un destriero del fulmine. Rosso, un cavallone che non può essere neutralizzato, quindi maghi blu che volete impedirmi di giocare, le vostre contromagie non mi fanno niente. La rifornitrice dei cucitori, una creatura nera un po' strana, che ha un'abilità particolare. La carta rara, eccola qua, è la purificatrice solare. Una creatura strana, costa poco, questo è il costo di lancio del gioco. Un mana in colore, uno bianco, oh, bene, va in coppia con Ajani. 1-4, 4 in difesa è molto importante. E quando entra nel campo di battaglia scelgo uno. O rimuovo tutti i segnalini da una creatura bersaglio, e quella creatura non può ottenere segnalini fin tanto che la purificatrice è sul campo di battaglia, oppure un avversario bersaglio perde tutti i suoi segnalini e non può più ottenerne finché lei è in campo. Non male. Direi che ho aperto una bustina interessante. Ma ora, adesso, tocca a voi. Insomma, io il mazzo Planeswalker ve l'ho fatto vedere. Se vi va di entrare nel mondo di Magic, lo ripeto, è la scelta migliore per farlo. E se per caso seguite il mio consiglio, beh, una volta che siete andati in un negozio a imparare, qua sotto nei commenti fatemi sapere com'è andata e chissà, magari prima o poi ci troviamo al tavolo l'uno contro l'altro o ancora meglio in squadra a coppie perché c'è anche questa modalità di gioco. Per ora grazie per l'ascolto e ci si vede quanto prima, sempre solo qui sul mio canale, ovvero sul canale del Bardo. Alla prossima, ciao!